La prevenzione del rischio tromboembolico dei soggetti con fibrillazione atriale può essere fatta, oltre che con i classici farmaci anticoagulanti, anche attraverso l'utilizzo di particolari device che agiscono in un modo molto interessante. Noi ne parliamo col professor Antonio Raviele, presidente dell'ALFA, l'Associazione Italiana nella Lotta contro la Fibrillazione Atriale. L'abbiamo incontrato qui a Catania al Mediterranean Cardiology Meeting, un congresso internazionale molto interessante. Allora, professor Raviele, come agiscono questi device? Qual è il loro meccanismo d'azione? Ecco, bisogna innanzitutto premettere che l'auricola è quella parte dell'atrio di sinistra, quella estroflessione anteriore dell'atrio di sinistra, in cui nel 90% dei casi in soggetti con fibrillazione atriale si generano i trombi, questi coaguli che poi staccandosi possono andare al cervello, dare luogo a delle tromboembolie e quindi all'ictus ischemico, che certamente è la complicanza più temibile della fibrillazione atriale. Professore, perché proprio nell'auricola si generano i trombi? Cos'ha di particolare? Qual è la sua conformazione anatomica? La conformazione anatomica è come quella di un calzino, se vogliamo, in cui però la circolazione del sangue è molto rallentata, ed è questo il motivo per cui in soggetti che hanno una fibrillazione atriale in cui già c'è una stasi del sangue nell'atrio, questa stasi aumenta ulteriormente e la stasi spesso porta alla formazione del coagulo. E il device come agisce appunto nei confronti dell'auricola sinistra? Il device è una specie di ombrellino che viene introdotto nel cuore fino all'atrio destra attraverso un catetere, quindi è montato sulla punta di questo catetere, poi si fa una perforazione del setto che divide l'atrio destra dall'atrio di sinistra e si arriva nell'atrio di sinistra. E questo ombrellino viene poi spinto fino al livello dell'auricola e qui il sistema viene rilasciato, cioè si sgancia il catetere e l'ombrellino rimane in situ e chiude praticamente l'orificio che mette in comunicazione l'auricola con l'atrio di sinistra. E quindi anche se si formano dei trombi all'interno dell'auricola, questi rimangono confinati nell'auricola stessa e non possono più passare nell'atrio e quindi non possono poi più andare al cervello per dare un ictus ischemico. Quanto è grande, per capirlo anche, per immaginarcelo, quali sono le dimensioni dell'ombrellino? Beh, è poco più grande di una moneta più o meno di queste dimensioni, quindi non è molto grande come dimensioni, saranno 3 cm di diametro. Quali sono i risultati clinici, che è poi la cosa più importante? Beh, i risultati clinici sono brillanti, si sono fatti degli studi di comparazione tra questi device e la terapia tradizionale per la prevenzione dell'ictus cardioembolico in soggetti con fibrillazione atriale, qual è la terapia anticoagulante orale, e si è visto che questi device non sono inferiori alla terapia farmacologica per la prevenzione dell'ictus e anche il rischio di complicanze non è significativamente aumentato. Le complicanze inizialmente sono maggiori nei soggetti che vengono sottoposti all'impianto di questi ombrellini e poi però si riducono nel tempo rispetto alle complicanze che abbiamo con la terapia farmacologica. Professore, ma se l'efficacia è non inferiore, allora perché utilizzarlo? Non è meglio utilizzare i classici farmaci di cui si conoscono pregi e difetti? Direi di no, perché di mezzo c'è innanzitutto il costo di questi device. Il costo iniziale è non indifferente ed è superiore certamente ai 10.000 euro, ma poi c'è anche da dire che a parità di efficacia e a parità di complicanze a lungo termine è chiaro che si preferisce sempre una terapia meno aggressiva e meno invasiva. Quindi questi device vanno limitati, e queste sono le indicazioni che vengono in genere fornite anche dalle società scientifiche, solo ai casi in cui c'è una controindicazione alla terapia anticoagulante orale tradizionale, oppure nei casi in
cui, nonostante il soggetto stia facendo terapia anticoagulante, si hanno ancora degli ictus ischemici o si hanno delle emorragie importanti in conseguenza di questa terapia. Quindi è possibile anche associarli alla terapia anticoagulante? No, in genere non si associa. Nella fase iniziale per 3 mesi si fa una terapia con doppia antiaggregazione piastrinica per evitare il rischio di tromboembolie subito dopo l'impianto del device. Dopo i 3 mesi si è formata una sulla superficie esterna del device si è formato dell'endocardio e quindi questo rischio si riduce o si annulla e di conseguenza si può interrompere la terapia antiaggregante.